E quando mi capita più di essere portato dal sindaco in persona? Lorea, è come tu quando coltivi il grano, no? Se cresce buono vuol dire che hai fatto attenzione. Domani mattina parliamo con Don Fernando. Vieni un po' prima, va. Grazie, Lorea. Grazie. Arriva l'amico vostro. Ma Lorenzo è giovane, senza esperienza. E noi è così volimo, sindaco, senza esperienza. Prego, prego, accomodatevi. Ecco qua, è lui. Questi sono i vostri posti. No, magari noi ci sediamo vicino a Don Fernando. Scusate l'attesa, vorrei fare un brindisi al nuovo candidato, alla vittoria della Democrazia Cristiana. E che se che è? Niente meno, ci vuole sapere un manifesto. Ma veramente mi dovevo candidare con gli amici tuoi? Eh? Così magari mi comandano una bacchetta, così come fanno con te. T'ha già fatto tomma! Mi fa tomma mettendo la stessa tavola con chi li camorriste e no. A così mi fa tomma. A così mi è cresciuto, eh? Uomo qualunque. E mo se non vince, come ti metti? Onore! Ma è possibile che ci fate aspettare sotto al sole? I carciofi si ammosciano! Ne pugli! Ma che ti credi che stai in mezzo per caso? Eh? Si vuoi faticare con me? O fatico scorto con te ne vai? Ci siamo spiegati? Ci siamo spiegati. Don Fernando, una sorpresa per voi. Lascia stare, le sorprese ce ne sono già abbastanza. Ma come, ho portato i formaggi che vi piacciono, li ho trattati in questo modo. E beh, ti pigliassi a pacchero veramente. Addirittura. Sì, ma come, tu ti sei bisticciato con Gustavo. Hai girato le spalle al partito. A Roma tutti volevano te. A Roma non vogliono a me. A Roma vogliono i voti che gli porto per costruire le loro schifezze. Lorenzo, Lorenzo. Progresso vuol dire pure compromesso. Ma tu che devi fare con questo partito dell'uomo qualunque che a battipaglia nessuno conosce?
Io non ti posso aiutare. Tu te ne sei inimicati tutti quanti. E allora vuol dire che mi aiuta la gente per bene. Ma come faccio la bonifica delle terre? E chi dice che hanno avuto il cemento? Mi aiuterà chi mi vuole bene. Ma anch'io ti voglio bene. Ma non basta. Tu devi sapere che la politica è un'altra cosa. Nella politica ci vogliono i voti. Tu non ne tieni, sei rimasto isolato. A te ci volesse una mano da cielo. Una mano da cielo. Madonna, che invenzione. Uè, signor! Signor da cocce! Tony, ma che è da lui? Hai capito? Vai. Una mano dal cielo. Vieni qua. Ciao. E ti piaceva l'aereo, eh? Volevi questo? Ma sai legge. C'è scritto vota Lorenzo Rago. Lorenzo sono io. Io te li regalo tutti. Però tu ti impari a leggere e scrivo. Va bene? Promette. Bravo. Hai promesso. Ti. E devi dire a mamma e papà che devono scrivere Lorenzo Rago. Prova tu. Però questa qua te la devi tenere, perché ti servirà per quando imparerai a leggere e a scrivere. Vabbè, andiamo un bacio. Va. Va da mamma e papà. Cura. Municipio. Signore e signori, alle 22.30 ci sarà il comizio del candidato Lorenzo Rago. Signore e signori, questa sera alla... Non sapete mezzo chilo di carciofi? Signore, ma questa sera soltanto volantino votato Lorenzo Rago, che vinciamo, vinciamo! Signore e signori, alle ore 22.30... Finalmente il nostro Lorenzo è sindaco! È sindaco, finalmente! Abbiamo vinto! È sindaco! Lorenzo è sindaco! Andaci tutti! Lorenzo è sindaco! Grazie! 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 Abbiamo vinto tutti quanti! Grazie! Grazie a tutti! No, io non te ne andare. Che faccio? Cammina un'altra volta e torna tuo marito. Ma tu sei il padrone, non puoi fare. No, per me. C'è una brava donna come moglie. Non pretende niente. Vuole soltanto che tutte le sere uno torna a casa. Ma che cosa cambia questo, scusa? Niente. Però rimango un buon marito. E portateli fuori sti creature. Mamma mia, leva tanto. Chiamo bella, leva tanto. Ma
quanta volta vi ha detto che questa è una bestia troppo grossa per la portare su? E poi ti dà la capa tosta però, eh? Avanti. Signor sindaco, ci stanno aspettando. Andiamo. Se ci fanno passare. Perché? Che succede? Andiamo, te lo dico dopo. È abusivo. È abusivo. È abusivo. È abusivo. È abusivo. Basta, signor. Basta, signor. È abusivo. Basta, signor. È abusivo. È abusivo. Basta. È abusivo. Basta. È abusivo. È abusivo. Carmen. Ma che stai pensando? Adesso nasce mio figlio, divento padre. E come tutti i figli vanno accuditi, Lorea. E come tu quando coltivi il grano, no? Se cresce buono vuol dire che hai fatto attenzione. Vuoi battezzare mio figlio? Che dici, sono capace? Secondo te? Domani mattina parliamo con Don Fernando. Vieni un po' prima, ah, vattene, va. Grazie, Lore. Grazie. Dottore, c'è una vittima. Angelo Vassallo. Ma chi? Il sindaco di Pollica? Proprio lui. 9 colpi esplosi al torace. Un'esecuzione. Praticamente sì. Dottore, ma chi lo conosceva? In un certo senso sì. Comunque, come al solito, nessuno ha visto o sentito nulla. Ovviamente. Il riconoscimento l'ha fatto suo fratello, che è l'ultima persona con cui ho parlato. Imparare a leggere e scrivere.